tutti, benvenuti ad un nuovo numero, ad una nuova puntata del nostro magazine di informazione religiosa, La Chiesa nella città. Sono con noi due ospiti che ringrazio perché sono entrambi in presenza. Vado subito a presentarvi il primo, Don Fabio Landi, perché è la prima Buonasera. volta che è in uno studio televisivo Certo. e allora le prime volte bisogna dare un po' di precedenza, ed è responsabile del servizio di pastorale scolastica Sì. della diocesi di Milano e neo direttore del mensile completamente rinnovato, ma scopriremo tutto, Il Segno, e quindi Esatto, benvenuto, anzi grazie. benvenuto due volte. Grazie. E poi invece Andrea Fanzago, Buonasera. che è responsabile area povertà alimentari di Caritas Sì. Ambrosiana, però si può dire politico di lungo corso, amministratore, Nell'esperienza, sì. tanta Nell'altra vita. esperienza, nell'altra vita, tanta esperienza, anche, devo dire, un'azione per il bene comune, definiamola così, giocata spesso in prima linea. E questo è Sì. molto importante, credo, per tutti noi che viviamo un po' di questa mission, ognuno con le proprie qualità, ognuno con i propri ruoli, come è giusto che sia. Allora, dicevamo, Don Landi, lei praticamente da ieri è Sì. stato incoronato neo direttore del Segno. Il Segno è una rivista, lo spiego brevemente, gloriosa della diocesi di Milano, mensile voluto da Giovanni Battista Montini quando era arcivescovo di Milano, poi San Paolo VI, ed è una rivista che entra nelle case dei fedeli da più di 60 anni e lo fa ovviamente adeguandosi ai tempi. Siamo in un momento di snodo, lo sappiamo anche per la comunicazione, ne abbiamo parlato proprio in questi studi, e quindi non poteva che rinnovarsi totalmente anche la rivista mensile della diocesi di Milano, che vedete in questo momento nella mia mano. Ecco, allora vediamo subito, Don Landi, lo spot che è stato creato, brevissimo, 30 secondi, ma che spiega tutto. Direi che sono tre gli aggettivi che potremmo sottolineare: chiarezza, autorevolezza, speranza, a cui vorrei aggiungere il mensile della comunità. Come li collega il direttore? Ma li collego innanzitutto, vorrei partire da speranza perché mi sembra che sia la cosa di cui c'è più bisogno, a maggior ragione in questo periodo, ma forse in modo molto più ampio, molto più generale. Noi abbiamo un grande bisogno di speranza, ma non semplicemente nel senso che allora cominciamo a inventarci motivi di ottimismo, ma credo che una delle vocazioni del segno sia quella di andare a rintracciare i segni di speranza che ci sono nella nostra diocesi, che sono tanti, che sono disseminati sul territorio, che bisogna riuscire a raccontare per non andare a identificare poi le diverse aree della nostra diocesi o appunto della città semplicemente perché succede qualche cosa di spiacevole o dobbiamo raccontare qualche fatto di cronaca particolarmente truce, no? Al contrario, c'è un sacco di gente che fa delle cose incredibili, lo ricordava anche l'arcivescovo proprio ieri, con grande fantasia, con grande creatività, con grande competenza, con grande professionalità, e noi proviamo a raccontare questo. A me piace pensare che il segno possa essere uno spazio dove, dicevo anche in altre occasioni, sempre di più la diocesi possa anche prendere la voce, prendere la parola e dar voce alla propria esperienza di chiesa, di comunità, di servizio, raccontarlo perché diventi poi un elemento di speranza e vuol dire in questo senso anche di ispirazione per tutti gli Raccontare anche altri. il territorio, le Raccontare il buone territorio, pratiche che sono sul territorio, non necessariamente sempre le cattive notizie,
E fare questo sfuggendo appunto a quest'epoca imperante di fake news, perché si è autorevoli, non autoritari perché si ha un timbro, magari una proprietà prestigiosa, ma perché si è autorevoli, si è ascoltati. E allora lei ha citato l'arcivescovo Monsignor Delpini, che era alla presentazione di questo nuovo segno proprio in queste ore. E allora ecco che cosa si aspetta l'arcivescovo di Milano dal suo fra virgolette, mensile ambrosiano. Noi non vogliamo far catechismo con il segno, ma vogliamo mostrare come la Chiesa presente su questo territorio fa intravedere tracce di un umanesimo della speranza. Quindi, ecco, noi vogliamo essere un segno per la città, per la società in cui viviamo. Questo che mi aspetto, cioè in un qualche modo si potrebbe dire che io sono portato a considerare il segno come uno strumento pastorale, cioè non una rivista tanto per sapere che cosa succede, ma uno strumento di comunicazione che diventa anche un invito a guardare, è un invito a riflettere, è un invito a apprezzare l'opera che il Vangelo può consentire di realizzare. Non a caso l'editoriale della rivista di questo numero di aprile, primo numero rinnovato del segno, titola Una rivista per gente seria che vuole pensare. La firma è quella di Mario Delpini. Volete invitare a pensare? Ricordi il famoso titolo di un discorso alla città, Certo. particolarmente amato e particolarmente fortunato, autorizzati a pensare. Certo, credo che pensare poi possa significare anche, ricordavamo prima appunto un'epoca di grandi cambiamenti sul fronte dell'informazione, cambiamenti della società, cambiamenti della Chiesa, questo vuol dire anche provare a pensare che cosa possa voler dire oggi vivere il cristianesimo, vivere la fede cristiana nel nostro territorio e quindi pensare sentirsi meno persi, meno smarriti, no? Tante volte noi, penso anche appunto al passato glorioso del segno, ma al passato glorioso di tante delle nostre istituzioni, oggi abbiamo a volte la sensazione che siano un po' vuote e ci sentiamo come smarriti, come se avessimo perso qualche cosa. E invece, l'idea è quella di dire no, pensiamoci insieme, troviamoci e portiamo avanti questo discorso scambiandoci delle idee anche a partire da quello che già avviene e anche guardando appena più in là. Tante le rubriche, vedete anche un bel titolo per questo primo numero, Dio non abita più qui, si parla di chiese sconsacrate che sono magari diventati campi al coperto per il tennis o cose simili, addirittura locali dove si bevono aperitivi dai nomi abbastanza evocativi come Cardinal o cose del genere, al di là del cattivo gusto della cosa, permettetemi pure di dirlo. Fa un po' ridere perché bisognerebbe piangere, insomma, ma diciamo, vogliamo essere positivi. Ecco, però tante rubriche davvero anche di approfondimento che non dimenticano la cultura, il teatro, il cinema e poi ancora anche un'ultima pagina di fumetto particolarmente attrattivo, molto moderno. Stavamo vedendo Fanzago. Il direttore di Caritas Ambrosiana che era presente, lo ripeto, eravamo alla presentazione proprio del nuovo segno. Dicevo c'era il direttore Gualzetti per dire che anche Caritas si avvale del segno perché da tempo ormai ha un Inserto, inserto farsi che prossimo. comunica tutto ciò, farsi prossimo, il nome anch'esso è molto prestigioso, comunica ciò che Caritas fa. Certo. Fa opinione, quindi diciamo era giustamente parte in causa. La presentazione è avvenuta in un luogo forse dove non ci si aspetta che si facciano conferenze stampa, in una parrocchia della periferia milanese. Perché e dove? Certo, eravamo a San Siro, questo in parte per così sottolineare questa rilevanza del territorio e la volontà che il segno parli del territorio, racconti del territorio. La motivazione, anzi direi le motivazioni più strette, più prossime, sono da una parte quella legata alla visita pastorale dell'arcivescovo sulla città di Milano e comincerà
a breve proprio a visitare il decanato di San Siro. E l'altra motivazione è che proprio a San Siro sono state accolte le prime famiglie ucraine che sono arrivate in città, e ci sembrava che anche questo, vista la situazione presente, potesse essere un bel Sì. nesso, un bel E segno. poi anche perché è un quartiere quello che vive di contraddizioni Ah, evidenti, ok. addirittura una grande strada che è quella che porta, tanto per chiarirci, allo stadio Meazza, da una parte case di estremo lusso, agiatezza, vi abitano calciatori, uomini legati allo sport, e dall'altra parte della strada un quartiere con un'immigrazione fortissima, con palazzoni nei quali è anche difficile stabilire, censire gli abitanti, l'immagine un po' di questa città che a volte pare distratta, ma che forse per questo va richiamata con argomenti che siano forti. Io dico sempre che quando ai giovani, che si dice sempre non ascoltano, si danno però temi seri, alla fine ci sono. Certo che se si parla solo di cose molto futili, cose molto aleatorie, loro per primi non trovano alla lunga l'interesse. Credo che sia questa anche una delle emergenze educative su cui immagino il segno è e Altro che, sarà certo, presente. altro che, senz'altro, anzi, mi piacerebbe immaginare che i giovani sempre di più possano anche leggere il segno, ma soprattutto a me piacerebbe che a un certo punto potessero anche cominciare a scrivere sul segno qualche rubrica, stiamo cercando di immaginarla affidata a loro A qualche per giovane. ascoltare anche le voci proprio dei ragazzi che, appunto, quando sono opportunamente sollecitati, hanno delle cose da dire. Hanno delle cose da dire e delle responsabilità, appunto, da assumere. Guardi, 2 settimane fa, non più tardi, era seduto dove lei ora si trova il neo direttore di Famiglia Cristiana. E quando io ho chiesto a Don Stefano Stimamiglio, sacerdote paolino, qual era il suo sogno nel cassetto, lui mi ha risposto: fare una rubrica non sui giovani, ma fatta Dai. dai giovani. Ed è interessante che questo sia un tema che incomincia a essere sentito anche nella comunicazione. Lo dico anche perché, come giornalista, insomma, da parecchio tempo si sente questa esigenza oggettiva e occorre metterla in campo. C'è anche un sito, il segno si è rinnovato anche Sì. dal Sì, punto di vista dell'online. si è rinnovato al punto che è possibile abbonarsi non soltanto alla versione cartacea, ma anche a quella online. Ecco, se lo Ecco, stiamo stiamo vedendo in questo vedendo. momento, ringrazio la regia. Sì. E anche questo è appena andato Lo online. vedete, il segno chiesadimilano.it. Non c'è bisogno di scrivere, insomma, di digitare www, ormai si Certo. fa in questo modo, è più semplice per tutti, ci si può anche abbonare e poi così sfogliare la rivista laddove ci viene più comodo, diciamo così. Allora, concludiamo questa prima parte con una seconda osservazione di Monsignor Delpini, che secondo me dà veramente il là e uno spiegate le vele a questa rivista. Vediamo. Vogliamo che ci sia un'informazione che meriti di essere letta e riletta e custodita in casa, cioè non una di quelle immagini o di quei titoli che si ritrovano sugli strumenti di comunicazione, diciamo, telematica, che sono molto utili, che sono molto interessanti, ma raramente si può dire aiutano a pensare. Raramente si può dire aiutano a leggere un po' dentro quello che è successo. Ecco, io mi auguro che il segno corrisponda a questa aspettativa su cui noi abbiamo pensato che valesse la pena scommettere. E siccome a noi piace scommettere, poi la reinterrogheremo fra qualche mese su Certo. come è andato un primo bilancio di questa scommessa. Ora ci lasciamo per pochissimo, ma torniamo insieme, parleremo di un altro tema con i nostri ospiti e quindi, come dico sempre, restate con noi.
Ben ritrovati nei nostri studi. Sono con noi, lo ricordo, Don Fabio Landi e Andrea Fanzago, che abbiamo detto in apertura è responsabile area povertà alimentare di Caritas Ambrosiana. Quale sia l'emergenza della povertà alimentare che sempre di più avanza anche tra i connazionali è evidente, c'è stato il Covid, c'è stata prima la crisi, poi si sono sommate le cose, adesso siamo in un'emergenza ancora diversa, dove però tutto viene, come dire, io vorrei dire proprio a rendere sempre più difficile anche la possibilità di dare aiuto. Si sovraccaricano le cose, le richieste, però è certo che uno sforzo notevolissimo è portato da Caritas ed è portato in questo ambito specifico dagli empori. Ecco, che cosa sono gli empori Della solidarietà. della Sì, solidarietà? l'Emporio della Solidarietà, diciamo, è nato come riflessione di Caritas Ambrosiana quando era stata con uno stand nel sito espositivo dell'Esposizione Universale Expo 2015 sul tema del diritto al cibo e delle azioni di contrasto allo spreco alimentare. Qual era il modello che più si avvicinava alla filosofia di Caritas, cioè alla promozione umana, cioè a cercare di far uscire le persone dallo stato di povertà, farle evolvere per non creare assistenzialismo? Ecco, il modello più vicino era il modello dell'Emporio della Solidarietà. Qui bisogna riconoscere a Roma il fatto di esserci arrivati per primo, quindi per noi ambrosiani Aiaiaiaiai, già questo questa era è una un fatica. tasto che non avrei È una toccato. fatica che però accettiamo di fare. E quindi siamo andati a vedere l'Emporio di Roma, che è nato nel 2008, e abbiamo mutuato quel modello lì. Oggi in diocesi, qui abbiamo battuto i romani, abbiamo 14 Empori della Solidarietà. L'ultima vi mercate, L'ultimo è ne stato aperto a parleremo. Vimercate il 19 marzo. Cosa sono? Sono sostanzialmente dei negozi, dei mini market arredati con gli scaffali, dove su questi scaffali mettiamo tutti i prodotti, sia alimentari che i prodotti per l'igiene della persona e della pulizia della casa, a disposizione gratuitamente delle Ecco, famiglie. qui vediamo l'arcivescovo di Milano che raramente manca all'inaugurazione di un emporio, c'era anche a Vimercate. Sì. Qui siamo all'emporio della solidarietà che è stato inaugurato Qui siamo a Baranzate a forse? Baranzate, sì, Forse Baranzate, a sì. Baranzate, ecco. Sì. Dicevamo un numero ormai diffuso, ecco, questa è la dinamica. Sì, Una tessera, tessera quant'è valida? personale. È valida, si caricano i punti della tessera in base alla composizione del nucleo familiare. Quindi al capo famiglia si dà 50 punti, a ogni componente 10 punti. Con questo ammontare di punti, quella famiglia può fare la spesa ogni mese In gratuitamente. maniera dignitosa. Assolutamente sì, perché le famiglie sono educate ad acquistare ciò che realmente utilizzano, quindi non c'è Questo è spreco alimentare. importante. Sono educate ad amministrare il patrimonio di punti. Spesso sono famiglie che fanno fatica ad amministrare i loro beni, no? Mentre Certo. così tu sai che ogni mese ti viene caricata la tessera sui punti e devi spenderli tutti, non puoi tenerli per trascinarli sul mese No, certo. successivo, Ma li ma devi spendere anche in esatto, maniera sei accompagnato, coerente e virtuosa. esatto. E poi c'è appunto il tema, l'aspetto dignitoso, che la famiglia sceglie quello di cui desidera e ha bisogno, E no? questo è molto A importante. differenza del tradizionale pacco alimentare, che attualmente è ancora utilizzato da tutti i centri di ascolto Caritas delle parrocchie, dove però appunto nel pacco si mettono una serie di generi alimentari Ecco standard, l'arcivescovo che benedice uguali. Sì, questo è Vimercate, Vimercate. la struttura di Vimercate solo pochissimi giorni fa. Ecco, diamo qualche cifra di ciò che è stato distribuito. Parliamo per esempio per quanto riguarda il settore alimentare di Chili.183.559,952 chili, per l'igiene personale 157.000 circa chili, che quindi si tratta di tonnellate di roba. Sì, Tonnellate. complessivamente sì. Tonnellate. E poi altro ancora. Ecco, leggo una cifra. Agea acquisti. Cos'è Agea? Allora,
Diciamo, le tipologie sono tre, che arrivano da tre categorie: AGEA, acquisti e donazioni e recupero eccedenze. AGEA sono sostanzialmente i generi alimentari che vengono diciamo assegnati dalla Comunità Europea. L'Italia ha deciso di utilizzare questi fondi per acquisto di generi alimentari. Altre nazioni utilizzano i fondi per interventi economici di sussidio alla famiglia. L'Italia, una parte di questi fondi destinati alla povertà, ha deciso da sempre di utilizzarli sull'acquisto di generi. Quindi fanno il governo, l'agenzia nazionale fa delle gare, certo, dei bandi di gara, e vengono assegnati questi fondi alle aziende che offrono, diciamo, il prodotto a minor prezzo, no? Solo pensate, di aiuti sono stati erogati 1.261.000, di cui 883.000 chili di aiuti alimentari, parliamo sempre di chili, e le persone aiutate negli empori, ma non solo, anche nelle botteghe solidali, poi spieghiamo la differenza, certo, sono state 19.525, cioè parliamo di 20.000 persone. Allora, gli empori aiutano chi? Allora, sia empori che bottega aiutano le famiglie che si rivolgono al centro d'ascolto, certo, o ai servizi sociali, certo, dei comuni, perché noi abbiamo anche degli invii da parte dei servizi sociali dei comuni. Di solito, certo, facciamo degli accordi con territoriali con i comuni dove è ubicato il centro, scusate, l'emporio, riceviamo anche le segnalazioni anche da altri servizi, i servizi psichiatrici. Alla Barona, nel Polo della Barona a Milano, vicino alla parrocchia di San Giovanni Bono, abbiamo un po' di clienti, li chiamo clienti, però un po' di persone in stato di bisogno che ci sono state segnalate dall'ATS, dal servizio psichiatrico. Quindi è buona, ecco, questo ci tengo a sottolineare, anche la sinergia pubblico-privato, ecco, in una sorta di sussidiarietà del bene, chiamiamola così. Sì, perché è proprio il modello di aiuto che, diciamo, piace, diciamo, i servizi lo considerano, i servizi sociali lo considerano, perché è temporaneo, nel senso che io faccio questa tessera 6 mesi più 6 mesi e il centro d'ascolto che invia la famiglia all'emporio scommette con la famiglia sulla ripresa, cioè io ti do una stampella per l'approvvigionamento alimentare, certo, poi ti faccio fare un corso di formazione professionale con il SILUE, poi ti faccio fare una borsa lavoro attraverso il fondo Famiglia Lavoro, il fondo Diocesano, cioè, attraverso il fondo San Giuseppe. Insomma, metto insieme una serie di azioni per far evolvere quella famiglia, quella persona dallo stato perché di bisogno. Uno dei problemi base, spieghiamo, è quello della cronicizzazione della povertà, cioè è molto difficile salire anche pochi gradini della scala sociale, è facilissimo scenderli, e quando si è poi scesi non si risale più. Allora, un virtuoso modo di farsi prossimo, secondo la logica del farsi prossimo che volle il Cardinale Martini con il convegno, con la lettera pastorale, così intitolati, è quello di creare le condizioni per le quali non ci sia la persona che aiuta e la persona che è aiutata per sempre, ma ci sia una sorta di incontro in cui si aiuta, ma si aiuta anche a aiutare a diventare diversi, e quindi a un domani chi è stato aiutato può aiutare. Questo è un concetto carissimo, per esempio, all'Arcivescovo del Pino, e credo che sia anche qualcosa che possa dare la dimensione di una diocesi con un'anima, come si diceva prima, che fa pensieri seri. Certo, certo. Sono anche generativi, perché abbiamo anche delle situazioni in cui le famiglie a un certo punto riconsegnano la tessera e dicono: guarda, io ho superato il momento di difficoltà, questa puoi darla a un'altra famiglia che ha bisogno, e magari si offrono anche per fare volontariato. È successo recentemente a Lambrate, dove due famiglie che erano seguite, due componenti di quella famiglia ora sono volontari dell'Empori. Ecco, io quindi ricordo che proprio parlare di famiglie, solo parliamo in questo momento di famiglie in tutta la diocesi, cioè nei naturalmente spazi aperti di empori, di botteghe, sono state aiutate 5.866 famiglie. Ora, 5.866 famiglie con una media di 4 persone, media familiare, insomma, sono 20.000 persone, e non è poco. Vuol dire che la povertà alimentare è una povertà che attraversa trasversalmente, e oggi siamo un po' preoccupati, cioè Caritas è un po' preoccupata.
Perché? Siamo preoccupati sia dei numeri, nel senso che questi numeri hanno avuto un'evoluzione incredibile nel 2020. Noi da marzo 2020, non so se vi ricordate quel periodo, abbiamo cominciato a vedere un aumento delle domande di aiuto. Da allora però questi numeri non sono scesi. Confindustria aveva detto che nel secondo semestre del 2021 ci sarebbe stata la ripresa, ma non l'abbiamo vista. Adesso dicono primo semestre 2022. Il primo trimestre del 2022, adesso siamo a marzo, non ci assegna, non ci trasmette dei dati confortanti. Poi ci abbiamo messo anche la guerra. Esatto, esatto. Le condizioni non ci neghiamo niente. Sono difficili, sono molto difficili. E i numeri appunto sono aumentati e li abbiamo mantenuti costantemente in aumento. Ma anche gli approvvigionamenti, ecco, le erogazioni, questo è un altro punto dolens. L'altro tema che adesso cominciamo a come dire, verificare è questo. Già AGEA, l'autorità di governo, ci ha comunicato che causa appunto il conflitto è stato rescisso un contratto di fornitura della pasta, perché queste aziende fanno fatica a recuperare la materia prima e quindi dicono no, io non riesco più a... cioè preferisco soddisfare, come dire, il mercato certo, normale, ecco, diciamo, piuttosto ordinario, che quello sì, relativo agli business, aiuti. Esatto, esatto. E quindi questa difficoltà. Poi noi appunto non abbiamo solo i donatori e grazie a Dio sono aumentati nel 2020, dal 2020 ad oggi, e questo bisogna dare atto, ma una parte viene anche acquistata. Ecco, i fornitori attraverso accordi commerciali che facciamo con le aziende. I fornitori ci dicono che su alcune materie non possono più soddisfare quello che era il nostro ordine. Parlo di farina, olio di semi, sì, alimenti pannolini, perché non sembra, ma anche i pannolini, una delle più grandi cartiere è in Ucraina, e la fornitura di carta si è interrotta e quindi anche la produzione di questi prodotti diventa difficile. Una domanda. Attenzione, non voglio spaventare, diventa difficile non per il mercato normale, per noi che acquistiamo certo, questi certo, generi ci dicono no, guardate che noi dobbiamo soddisfare certo, il mercato normale. Una mia curiosità, ma che credo possa essere utile per comprendere, uno dei grandi partner è Ortomercato a Milano e Sogemi, sì, continua la fruttuosa collaborazione con Sogemi che non si è mai fermata nemmeno nei momenti più tragici della pandemia. No, anzi, no, questo è un progetto, diciamo, state il nostro, vedendo le immagini, il nostro fiore all'occhiello. Proprio domani mattina io ho una riunione col Comune di Milano per il proseguimento del progetto Sogemi. Noi siamo in Sogemi dal 2015, sostanzialmente abbiamo una cooperativa che collabora con noi di Calolzo Corte, che scende al mercato 5 giorni alla settimana. Il grigio so tutto, ecco. Il grigio, che tra l'altro è il cane di Don Bosco, certo, no? Certo. Ma queste cose ve le vogliamo raccontare, anzi guardi, mi propongo, purtroppo sono già nel boarding del segno, non posso fingere di non essere, ma intanto mi propongo, perché queste storie le so tutte. Esatto. Quindi sì, sì. Loro sono legati un po' al mondo salesiano, sì, e quindi hanno chiamato questa cooperativa in questo modo. Loro sostanzialmente cosa fanno? Vanno al mercato 5 giorni alla settimana, ritirano tutte le eccedenze alimentari che altrimenti verrebbero buttate. Questo è lo scandalo. Frutta e verdura che verrebbe buttata al macero, perché soprattutto nei mesi caldi, quando comincia adesso, certo, dalla primavera fino a settembre, questa merce, se non viene immediatamente utilizzata, la si butta. Allora cosa fa il grigio? Raccoglie queste eccedenze, le porta a Calolzo Corte, fa un lavoro di selezione, taglio, cottura, abbattimento e congelamento in sacchetti da mezzo chilo, e riforniamo tutta la rete degli empori, delle botteghe, delle comunità alloggio e delle mense con questo prodotto, allungando la vita del prodotto e integrando la dieta alimentare. E ora fanno anche la salsa di pomodoro. Fanno anche la salsa di pomodoro. Che non è da poco, perché come donna di casa, ve lo dico, la salsa sì, di pomodoro. Hanno comprato un pastorizzatore e adesso cominciamo a produrre anche la salsa in vasetto. Questa è veramente molto, molto importante, perché dice anche, io ricordo la battaglia anche in Parlamento perché si potessero dare
a denti caricativi, sì. La legge 166, sì. Degli alimenti che non erano scaduti, ma che se no sarebbero andati al macero. E fa piacere vedere a volte a sera certi camioncini che girano la città e tu capisci benissimo che stanno consegnando a enti, a realtà, generi alimentari, e allora penso che ci si senta un po' più civili. Adesso ci lasciamo ancora per pochissimo, ma torniamo insieme per la terza parte. Ben ritrovati nei nostri studi. Torno da lei, Don Fabio Landi, questa volta non come neodirettore del Segno, ma come responsabile del servizio di pastorale scolastica. Certo. Abbiamo parlato precedentemente di quanto anche la guerra possa qualificarsi con un'emergenza non solo umanitaria, non solo evidentemente per il conflitto in quanto tale, ma anche per tutto ciò che ne viene. Arrivano per la particolare configurazione di questo tipo di guerra nelle nostre zone, soprattutto donne sole, mamme, bambini, talvolta minori non accompagnati che le famiglie mandano perché ci sono parenti, conoscenti, amici. Questo è chiaro, crea un problema a Caritas molto di sapere chi sono questi minori, anche per sottrarli a reti che potrebbero diventare pericolose, tentare di capire, tentare di vedere come anche inserirli fondamentalmente nella struttura scolastica. Perché questo è necessario, sono minori che comunque devono imparare qualche cosa, devono fare di questi loro giorni, anche per loro stessi, non solo una triste, chiamiamola, vacanza. E allora l'ufficio scuola è anche su questo in prima linea. Ho letto che ben 353 strutture sono pronte ad accogliere 1686 piccoli profughi in fuga dalla guerra. Si parla della diocesi di Milano, dati dalla Federazione Italiana Scuole Materne di Ispirazione Cristiana. Sì, in effetti questi sono i numeri esclusivamente delle scuole dell'infanzia. Questo credo sia importante perché non parliamo ancora della scuola dell'obbligo, certo, dove naturalmente l'inserimento avviene anche, diciamo, per forza di cose nei canali delle scuole anche statali, ma anche delle scuole paritarie che sono messe, sì, subito in gioco. Sui bambini piccoli riuscire a creare un contesto accogliente, un contesto che permetta di ritornare nei limiti del possibile, pur con tutto il trauma e le difficoltà dentro una certa sfera di normalità, è essenziale ed è qualcosa su cui bisogna intervenire prontamente. Prontamente, dico, io sono rimasto impressionato dalla velocità con cui le scuole hanno risposto, la velocità e anche la generosità. Praticamente i posti disponibili sono stati offerti tutti, insomma, non c'è scuola che si sia tirata indietro. Questo colpisce anche perché spesso si parla delle scuole paritarie come scuole che sono affaticate dal punto di vista economico, che non riescono a vedersi riconosciuta un'effettiva parità, che devono ricorrere appunto a un investimento ingente da parte delle famiglie. E sono tutte cose verissime, no? Ma in questo caso c'è stata anche una generosità ulteriore, una prontezza nell'accoglienza veramente grande. Basti pensare che per le province Milano, Monza, Brianza, gli istituti coinvolti in questo impegno sono 174, per un totale di ospitalità di 878 bimbi, e parliamo, come giustamente ha detto Don Landi, solo assolutamente dell'infanzia, certo, perché poi chiaramente la scuola dell'obbligo implica anche tutt'altra struttura, ci vuole anche una richiesta della patria potestà. Anche questi sono problemi che possono apparire nell'emergenza più drammatica sotto le bombe di secondo piano, ma che non lo sono poi alla lunga. Quindi voi avete anche rapporti con l'istituzione? Certo, sì, abbiamo rapporti con l'istituzione e stiamo cercando di metterci in rete un po' con tutti, beh, con Caritas innanzitutto, certo, senz'altro, anche perché poi
cerchiamo su questo di coordinarci, perché le famiglie che Caritas accoglie e che va a destinare alle varie strutture o a quelle famiglie milanesi o insomma diocesane che sono rese disponibili, poi dopo possano appunto essere reindirizzate opportunamente nelle scuole più vicine, anche se poi dopo ogni singola scuola sul territorio a sua volta ha preso accordi con i comuni, con tutte le strutture. Sì, forse quindi... ci vuole anche, lo diceva proprio qui Gualzetti due settimane fa, ci vuole un coordinamento perché non vadano perse forze preziose e perché non si creino doppioni anche nel genere di assistenza. Caritas in questo credo che sia ai vertici della capacità organizzativa per le tantissime emergenze che ha affrontato. Comunque questo aspetto è particolarmente importante, certo, perché vuol dire di un territorio sensibile. Sì, di un territorio sensibile che è stato molto pronto ad accogliere. Poi appunto vale, diciamo, anche in questo ambito, quello che poi vale sull'ambito proprio dell'accoglienza domiciliare, occorre non soltanto accogliere ma poi rendere anche praticabile questa accoglienza nel breve e nel lungo periodo. Penso a tutte quelle forme di mediazione linguistica e culturale che si rivelano necessarie praticamente da subito, ecco, finché i bambini in un primissimo tempo sono andati a raggiungere magari parenti o comunque contesti dove questa mediazione linguistica veniva già fatta, diciamo, in modo domestico, è un po' più semplice. Le scuole dovranno gestire anche questo aspetto. Oggi è tutto da pensare, è tutto da costruire. Ho letto una notizia curiosa, che sono molto ricercati gli insegnanti di matematica, oltre ai mediatori culturali e purtroppo gli psicologi, gli insegnanti di matematica, di educazione fisica, perché parlano dei linguaggi universali. L'educazione fisica è evidente, ma anche la matematica, se tu a dei piccolini metti quattro mele, cinque arance, contano tutti uguali, non c'è insomma grossa differenza. Sono quelle piccole notizie che nella tristezza drammatica fanno sorridere e che ci fanno sperare forse in un avvenire migliore, perché... Certo, sì, ma c'è una dimensione di socialità della scuola che l'abbiamo visto durante i mesi della pandemia, quindi diciamo da questo punto di vista ormai abbiamo molta consapevolezza, però è fondamentale. Allora, anche semplicemente sui bambini così piccoli, poter fare le prime esperienze, no? All'interno di un contesto dove ci sono altri bambini e non magari invece chiudersi in casa in un paese straniero. Anche con il vantaggio che magari piccolini così come sono, pur sentendo il dolore e capendo di non essere nella scuola dietro casa, ma vedere tanti coetanei può apparire quasi una festa, un gioco, una gita scolastica, un modo per conoscere tanti altri coetanei. Come vedete, le nostre scuole, come al solito, con la fantasia all'italiana, si sono subito attrezzate con scritte, matite, colorate, giochi. È il gioco, l'attività ludica è sempre la più formativa a quell'età, in fondo, saper stare insieme. Credo che queste immagini fanno stringere il cuore, nello stesso tempo però lo fanno un po' allargare. Lei è d'accordo? Certo, è una cosa che a me colpisce un sacco, è vedere i bambini e i ragazzi anche nelle scuole più grandi proprio allargarsi ad accogliere questi studenti o questi bambini che arrivano, ma proprio con un entusiasmo incredibile, con un clima di festa. Insomma, quasi arrivasse un campione sportivo, un eroe, qualcuno, cioè, questo credo sia molto bello, cioè un senso enorme di accoglienza. È un'esperienza comune che siamo noi adulti che creiamo tante sovrastrutture. I bambini non guardano il colore della pelle. I pregiudizi li creiamo da una certa età in poi, diciamo così. Ecco, allora speriamo veramente che questi numeri possano ancora incrementare e che sia stabilito questo già rapporto che esiste con l'autorità statale, in modo da assicurare anche questa tutela ai più piccoli. E adesso voglio lasciarci con una piccola sorpresa che mette insieme tante cose. Allora, abbiamo parlato del segno nella prima parte del nostro programma.
E abbiamo parlato di Caritas, abbiamo parlato di un bel modo di essere ambrosiani, permettetemi di dirlo, insomma, credo che giochiamo in casa in quanto ad aziendalismo, diciamolo. E allora, abbiamo fatto un piccolo montaggio delle pagine che sono all'interno del segno rinnovato del mese di aprile, proprio per uno speciale su Armida Barelli e Don Mario Ciceri, che saranno i nuovi beati elevati agli onori degli altari proprio il 30 aprile prossimo in Duomo. E allora c'è questo piccolo inserto, ma gradevolissimo, e noi vi facciamo vedere qualche pagina. Vediamo. Queste sono le pagine del segno, è il bello della diretta. In verità le pagine sono quelle dello speciale Barelli Ciceri. Comunque così ci guardiamo anche qualche immagine del segno, che non guasta mai. Eccolo qua. Vedete, una grande donna del Novecento, povertà, preghiera, servizio, Ciceri. Sono guarita. Per noi era già santo. Ho intervistato, è inutile parlare al plurale, la persona, la signora che ha ricevuto il miracolo a opera di Don Mario Ciceri, ed è una storia molto particolare, molto curiosa anche, che vale la pena approfondire. Quindi grazie anche per questo speciale. Grazie davvero. Allora ci lasciamo, io però voglio, come tutte le settimane, lo dico, non smetterò di farlo a costo di essere giudicata da taluno noiosa. Vogliamo finire con l'immagine, una certa immagine del Duomo che abbiamo sempre in conclusione del programma, un Duomo ucraino. Vediamo, eccolo. È una fotografia mandata da un telespettatore una mattina molto presto di un giorno tra i primi della guerra. Non è un fotomontaggio, è il Duomo di Milano. Ecco, su questa immagine credo che lei, come direttore del segno, ma anche nel suo ruolo di responsabile di una realtà, di un servizio così fondamentale come quello della pastorale scolastica, possa dire una parola. Lei ha speranza per il futuro? Certo, sì, sì. Che è un premio. Questo. Sì, sì, ma no, non solo ho speranza, ma è proprio vero che questi segni di speranza noi li vediamo continuamente a ogni angolo di strada. A volte noi diciamo sono piccoli, ma non è vero che sono piccoli, cioè sono meno appariscenti, ma bastano pochi di questi segni perché le nostre giornate cambino proprio. E quando li incontriamo, a volte bisogna veramente aprire un po' gli occhi e vederli. Proprio ieri sera l'arcivescovo, presiedendo la Via Crucis per la zona pastorale 1, Milano, in un quartiere periferico in Aviglia, ha fatto l'elogio del cesto apparentemente minimo, inutile, nello specifico quello di asciugare il volto del Signore da parte della Veronica, ma è un gesto che è rimasto non solo nel Vangelo, ma è rimasto nell'immaginario popolare. Fanzago, voi di gesti ne fate tanti, grandi e piccoli come Caritas. Sì, diciamo noi, ma soprattutto i volontari che operano nelle parrocchie, negli empori. Tenete conto che appunto solo negli empori e nelle botteghe operano circa 500 persone, nei 14 empori e nelle 15 botteghe solidali. Quindi c'è un ammontare di forza, di solidarietà. E l'arcivescovo lo diceva proprio all'inaugurazione di Vimercate: da una parte del mondo c'è la guerra e dall'altra, pur nel piccolo, si come dire, fa germinare un segno di speranza e di solidarietà. Questa è proprio, diciamo, la medicina giusta per guarire. E allora grazie davvero per essere stati con noi, Don Fabio Landi, neo direttore del segno, responsabile del servizio di pastorale scolastica della diocesi, Andrea Fanzago, responsabile area povertà alimentari di Caritas. Ecco, alla fine, ma ci si cade, di Caritas Ambrosiana. Grazie davvero per essere stati con noi. Noi torniamo come sempre giovedì prossimo, Telenova, ore 18:30, e poi la striscia quotidiana, sempre a seguire il telegiornale. Arrivederci, ciao.